Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È una guerra anche politica quella fra Novax e Sivax? Ma no, assolutamente no. I Novax in Italia sono una minoranza, ma veramente una minoranza. Le regioni sono quelle che hanno il maggior tasso di vaccinazione. È un dato di fatto che l'Italia in Occidente sia il paese che ha applicato le maggiori restrizioni in questi due anni. È un dato di fatto che queste restrizioni non sono servite, diciamo così, a far sì che da noi ci fossero meno morti che altrove, anzi, malgrado queste restrizioni, ci sono stati più morti che altrove. A Crisanti, se mi consenti, vorrei dire solo una cosa. Io, la frase di Crisanti, che se ci fosse stato il centrodestra sarebbero stati più morti, non è una frase da scienziato, no? È una frase politica detta con l'autorevolezza dello scienziato. Per questo, secondo me, diciamo così, ha destato piuttosto scalpore. E ci sono, però è anche una frase falsa, perché l'8 marzo, il centrodestra, l'8 marzo del 2020, non si oppose al lockdown. Il centrodestra fu il primo in Italia a lanciare l'allarme con la famosa Fontana, il riso dal centro-sinistra, fu il primo a mettersi la mascherina. Però se la mise male, e allora non si poteva mettere la mascherina. Più che altro era da solo in una stanza, però era quello che suscitò ilarità. Però al di là di questo... Scusa, Marianna, però lo stesso giorno Zingaretti faceva un aperitivo con Sala sui Navigli. Prendendosi il Covid, sì, no, certo, assolutamente. Allora, va raccontata tutta la storia, certo. cioè poche settimane prima Conte disse siamo prontissimi. Cioè, chi sbagliò per primo sul Covid fu la sinistra, questo andrebbe ricordato e sottolineato. Per questo è infelice la frase che ci sarebbero stati più morti. Secondo me, se ascoltavano Fontana, con le quarantene che chiese le quarantene a febbraio, con le mascherine che era a febbraio, forse ci sarebbero stati meno morti. Con la zona rossa che chiese lui, forse ci sarebbero stati meno morti. Sentiamo professor Crisanti se col metodo Fontana invece che col metodo Conte Speranza le cose sarebbero andate diversamente. Mascherine a parte. Guardi, non posso rispondere a questa domanda perché rientra nell'ambito dell'inchiesta di Bergamo. Sì, perché il professor Crisanti è consulente di un'inchiesta molto importante che riguarda la diffusione del virus in Lombardia. Giusto, hai ragione. Allora Agnese Pini gliene farà un'altra meno in conflitto con il suo ruolo di consulente.